troviamo in provincia di Pavia, in Lombardia, nella zona più famosa d'Italia per la coltivazione del riso, che va poi nei nostri risotti. Antares nasce nel 1987, è un'azienda a conduzione familiare, 100% italiana, e io sono uno dei soci fondatori. Da sempre abbiamo messo la qualità dei processi e degli ingredienti al primo posto. Per questo dal 1998 abbiamo tutti i nostri prodotti con etichetta pulita, quindi senza additivi e senza conservanti. Siamo promotori di un'alimentazione sana ed equilibrata. Gli ingredienti che usiamo sono o disidratati, che è una tecnica che si rifà all'essiccazione al sole dei tempi antichi, o liofilizzati, quindi la nuova tecnica con la quale vengono preparati gli alimenti per gli astronauti. La nostra mission è quindi coniugare la tradizione con l'innovazione. Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di Fiorfiore per esportare la tradizione e il meglio della cucina italiana sulle tavole di tutto il mondo. Enjoy! I nostri punti di forza sono il processo produttivo e la qualità degli ingredienti che utilizziamo. Per politica aziendale, da oltre 25 anni, tutte le nostre ricette sono senza additivi, conservanti, antiossidanti e monosodio glutammato. Da oltre 6 anni produciamo anche senza grasso di palma. Facciamo oltre 10.000 controlli all'anno sugli ingredienti, sia in produzione che sui prodotti prima della loro spedizione. La nostra azienda è molto attenta all'ambiente, infatti abbiamo zero emissioni e pochissimi reflui. Il mio compito è quello di trasformare in ricette autentiche, piatti pronti, le nostre idee e quelle dei nostri clienti. Selezioniamo le materie prime della più alta qualità per soddisfare le aspettative di gusto dei nostri consumatori. I prodotti Fiorfiore coniugano la tradizione ed il gusto italiano con una preparazione rapida. Basta versare dell'acqua in pentola ed aggiungere il contenuto della busta. Normalmente queste sono ricette che richiedono tempi lunghi e preparazioni complesse. Ogni ricetta può essere personalizzata con un tocco di sapore anche da chi ha poca dimestichezza con i fornelli.